Ciao a tutti gli amici di Android Blog e di Edge Mobile. Quest'oggi sono davvero davvero contento perché sotto la mia camera abbiamo l'LG G2. Ringraziamo l'LG per averci inviato il prodotto. Direi a questo punto di andare a vedere subito il dispositivo. La nostra versione, quella che ci è stata inviata, è nera. Sappiate che è possibile anche acquistarlo in versione bianca. Mettiamo un attimo da parte il telefono, vediamo cosa è compreso in confezione, poi andremo a studiare meglio il telefono. È presente un piccolo manuale riguardante diciamo sia le istruzioni del telefono e sia la garanzia. Abbiamo poi il classico cavo USB, abbiamo il classico caricatore per il telefono e abbiamo delle cuffie che avevo avuto modo di vedere a Berlino, che mi avevano davvero convinto particolarmente e che ripropongo in questo caso. Eccole qua, questo stemmino LG posteriore e questa davvero particolare finitura. Queste cuffie mi piacciono particolarmente. E poi vedremo anche che si sentono bene. Direi quindi che perlomeno la confezione è ricca e c'è una buona qualità costruttiva. Andrei allora in questo caso a prendere il telefono, vederlo un pochino più da vicino. Allora, come possiamo già andare a vedere da questa copertura, che in realtà è una protezione dello schermo, ma anche una spiegazione rapida delle principali caratteristiche. Parliamo infatti di un processore quad-core da 2,26 GHz. Precisamente parliamo dello Snapdragon 800. E poi parliamo anche di uno schermo Full HD da ben 5,2 pollici IPS e quindi Full HD con 420 ppi. La RAM è da 2 GB, la memoria interna è da 16 GB. Presenta anche una versione 32, ma non penso venga venduta in Italia. Infine, abbiamo la fotocamera, come anche scritto qui, da 13 megapixel, che permette di fare anche le riprese in Full HD e una batteria da 3000 mAh. Cosa molto importante è che la fotocamera ha anche, oltre ha uno zoom digitale e flash LED, anzi andiamo a vedere, e autofocus, ha anche uno stabilizzatore ottico. Poi metteremo anche a dura prova la camera da questo punto di vista. Il telefono è anche LTE, quindi oltre all'HSPA abbiamo anche LTE per la connessione veloce. E diamo un po' di dimensioni. Abbiamo 138,5 mm per 70,9 per 8,9 mm. Quindi un peso di 144 grammi, quindi anche un peso direi non eccessivo, e una ottima compattezza, un'ottima costruzione da parte di LG. Quindi davanti troviamo il pannello, la seconda camera e i vari sensori e il padiglione auricolare. Sopra troviamo praticamente nulla, a sinistra e a destra troviamo invece anche qui praticamente nulla, davvero particolare questo telefono. Sotto troviamo gli speaker, il jack da 3,5 e il mini USB. A sinistra, ecco qua, troviamo semplicemente il forellino per la micro SIM. Forellino che in questo caso non era presente in confezione, quindi LG non ce l'ha compreso, perlomeno io non l'ho trovato, magari ho visto male, ma non l'ho trovato. Ah no, eccolo qua. Infatti mi ricordavo che era particolare perché l'avevo visto, ecco, scusate, ma mi ero distratto e non avevo visto che lo spillino era andato a finire sotto alla carta che praticamente va a chiudere tutta la scatola. Quindi ve lo faccio anche vedere se riesco ad aprirlo. È molto particolare perché praticamente va a riprendere lo stemma LG del G2, quindi la G del G2. Ora non sto cercando di aprirlo, vediamo un po' se riesco a farcela in un tempo breve, visto che è ben incollato.
Allora, prendiamo le forbici, così ce la facciamo sicuro. Ok. Ora ce l'ho fatta. Benissimo. Ecco qua lo spillino. Ecco qua, vi dicevo, vedete uno spillino davvero molto molto particolare che riprende lo stemma G che è presente anche sulla scatola. Vedete? Quindi davvero particolare questo spillino, mi è piaciuto molto questa cura nei dettagli, sia per quanto riguarda le cuffie, sia per quanto riguarda anche il classico spillino. Ottima, quindi la cura dei dettagli, la parte è di LG. Quindi dicevamo, riprendendo invece il discorso sulla parte estetica del telefono, dicevamo nella parte quindi sinistra era presente il forellino per inserire poi appunto la SIM. Nella parte posteriore della fotocamera abbiamo già parlato, abbiamo poi i tasti per il volume e questa particolare disposizione sia dei tasti del volume sia del tasto di accensione e spegnimento che è posto appunto nella parte posteriore del telefono. Poi vabbè, questo logo LG con queste scritte più questo codice che a me non piace particolarmente, però vabbè, è da qualche parte da mettere, magari avrei preferito qualche altra posizione. Quindi direi allora che per questo LG G2 penso che abbiamo detto tutto quanto. Non vi preoccupate se il tasto è posto lì di accensione e spegnimento, perché l'LG ha pensato a uno sblocco e un blocco davvero particolari con infatti il doppio tap, poi lo andremo a vedere in recensione. Quindi allora direi che per questo unboxing è tutto, ci vediamo alla recensione finale per dare le conclusioni finali del dispositivo, vedere un po' quindi come si comporta e se avete qualche domanda fatemela come sempre. Direi allora che per questo unboxing dell'LG G2 è tutto, Mario degli Innocenti per androidblog.it. Ciao!